Mi è capitato di dire nei giorni scorsi che il giorno del ritorno di Silvia Aisha Romano in Italia dovrebbe essere considerato un giorno di vergogna nazionale. Certo, è un'espressione molto forte, mi rendo conto, però io credo che lo spettacolo a cui abbiamo assistito nei 2 giorni, diciamo, l'arrivo a Ciampino e poi il ritorno nella casa dei genitori a Milano, sia stato veramente drammatico per le implicazioni che esso ha nella psiche collettiva e anche nella, diciamo così, nella dignità, del nostro paese inteso come istituzione. Era impossibile, credo, immaginare che si sarebbe verificata una simile confusione tra gli aspetti privati di una vicenda appunto drammatica e quelli collettivi, quindi nazionali, di una vicenda che è altrettanto significativa e che la dice molto lunga sulla confusione che regna in Italia a proposito appunto del ruolo del nostro paese nel mondo e nel contesto internazionale. Ma andiamo per ordine. Allora, Silvia Aisha Romano viene liberata dopo un anno e mezzo di prigionia, arriva in Italia e arrivando in Italia si scopre che si è convertita all'Islam. E indossa questi abiti dell'Islam più rigoroso, diciamo così, o per non dire retrivo, e questo già provoca un pandemonio. Provoca un pandemonio perché questa conversione le viene da molti rinfacciata come una colpa, come diciamo un passaggio al nemico, o in altri casi come un cedimento, come un tradimento della propria identità per salvare la pelle. Ora, intanto una conversione religiosa è un fatto privato e non andrebbe discusso mai, proprio perché è privato. In secondo luogo, questa conversione è avvenuta nelle circostanze che sappiamo, nella prigionia, un anno e mezzo di prigionia. Non sappiamo quindi quali siano le motivazioni e le modalità con cui questa conversione si è realizzata. Altra condizione per cui sarebbe stato molto, ma molto più opportuno tacere piuttosto che condannare, vituperare, insultare, eccetera. Però poi che cosa succede? Succede che questo arrivo a Ciampino, e qui c'è l'aspetto pubblico, l'arrivo a Ciampino avviene in pompa magna, avviene con una specie di parata a cui partecipano anche il Premier Conte, ministri. Con decine di fotografi, insomma, veramente quello che si dice in pompa magna, come se fosse, che ne so, il rientro di Lindbergh dalla trasvolata. Ora, per carità, è ovvio che si deve essere felici per il fatto che un italiano è stato recuperato, riportato in patria sano e salvo, nel caso specifico un'italiana, Silvia Aisha Romano. Però resta il fatto che sicuramente gli uomini dei servizi segreti, che sono dei gran professionisti, avranno avvisato Roma del fatto che la ragazza si era convertita, che sarebbe arrivata con questo abbigliamento, che avrebbe probabilmente pronunciato le parole che ha pronunciato, e cioè che era stata trattata bene, che non aveva nulla da in qualche modo rimproverare ai propri carcerieri. Ecco, in queste condizioni un rientro così in pompa magna non poteva non diventare un grande spottone pubblicitario in favore appunto dei rapitori, di questi Al-Shabaab che somali, che sono un movimento terroristico che ha le mani grondanti del sangue di migliaia di persone innocenti. Ora, le istituzioni e i massimi livelli del governo italiano non potevano non sapere questo ed erano sicuramente stati preavvertiti che in qualche modo il rischio c'era. Ha prevalso, evidentemente, direi soprattutto nel Premier Conte, la volontà di presenziare, di farsi vedere, di farsi notare, di far rimarcare il buon lavoro fatto dal suo governo. Ora, buon lavoro per carità, non c'è dubbio, l'abbiamo già detto, però resta il fatto che i paesi, diciamo normali, perché poi quelli civili sono ancora un'altra cosa, avrebbero gestito una vicenda di questo genere in ben altra maniera, con ben altra discrezione. Conte voleva una photo opportunity con Silvia Aisha Romano, potevano farsi una foto in una saletta di Ciampino, poi diciamo la saggezza avrebbe voluto che Silvia Aisha Romano fosse fatta arrivare nel silenzio, fatta uscire nel silenzio, riconsegnata alla famiglia nel silenzio e poi,
Aggiungo io, non necessariamente, ma io personalmente sarei stato favorevole a questa ipotesi, con la stessa famiglia Romano si sarebbe dovuto raggiungere un accordo perché ci fosse un bel silenzio, perché questa famiglia si ritirasse da qualche parte in santa pace e la vicenda venisse il più rapidamente possibile archiviata. Anche per il benessere della stessa Silvia, perché abbiamo visto che cosa è successo. Tornando al punto di partenza, la conversione, l'abito di stampo islamico, per non dire islamista, le belle parole verso i carcerieri, hanno provocato il risentimento di moltissima gente, anche con metodi totalmente incivili, totalmente deprecabili e condannabili, ha poi espresso la propria rabbia sui social e non solo sui social. Ora, qui si innesta un altro tema, ed è il tema del riscatto. Un'altra delle cose che viene rimproverata questa volta al governo, e di cui ovviamente Aisha Silvia Romano non ha alcuna colpa, è che sia stato pagato un riscatto, forse anche ingente, che verrà ovviamente usato da questi Al-Shabaab per comprare altre armi, per condurre le loro azioni terroristiche ancora più avanti e quindi per ammazzare altra gente, e insomma, per scopi veramente nefasti. Ora, anche qui si sarebbe dovuto aprire un dibattito intelligente o comunque almeno utile, non questa selva semplicemente di urla e di schiamazzi che non ha portato niente. Perché sul tema del riscatto bisogna fare un ragionamento un po' più ampio ed è questo. L'Italia, si sa, tratta con i rapitori, cerca di riportare a casa i propri cittadini, l'ha fatto con le due ragazze che 5 anni fa erano state rapite in Siria, l'ha fatto con le cooperanti che erano state rapite in Iraq, con il giornalista rapito in Afghanistan, l'ha sempre fatto. L'Italia quindi tratta, è un paese che tratta con i rapitori. Ora, quelli che dicono che con i rapitori non bisogna trattare mai, hanno anche la loro parte di ragione, è una strategia che ci sono paesi che infatti adottano questa strategia, ma quegli stessi paesi, vogliamo fare il nome degli Stati Uniti, tanto per dirne uno, quegli stessi paesi non solo non trattano, non è che non trattano e basta, e poi stanno a vedere quello che succede. Quei paesi non trattano e nello stesso tempo danno la caccia ai terroristi. Quando possono, li ammazzano i terroristi. Spesso ammazzando terroristi o cercando di ammazzare terroristi, ammazzano anche persone innocenti. E non solo, corrono anche il rischio che gli stessi terroristi cerchino di vendicarsi quando colpiti o minacciati. Colpiscano lo stesso paese che non tratta, con attentati o con ulteriori rapimenti, con feroce di diverso genere. Ora, siamo onesti, questa Italia, la nostra mentalità, la nostra impostazione, è la mentalità e l'impostazione di un paese che potrebbe dire: oh sì, ne abbiamo ammazzati 10, forse 7 erano terroristi e 3 no, però va bene così. Oppure è il paese che saprebbe dire: è vero, ci hanno messo una bomba nella metropolitana, sono morte 10 persone, però noi non abbiamo trattato, siamo stati fedeli ai nostri principi e quindi giusto, bene. Questa è l'Italia, secondo voi, secondo qualcuno? Allo stesso modo, sempre parlando di riscatto, questa è l'Italia di mammoni, diciamolo così, di gente che esce il più tardi possibile dalla famiglia, che quando ha 37 di febbre si mette in malattia, e però questi stessi genitori vorrebbero che non si trattasse quando si tratta del figlio altrui, però, perché se si trattasse del proprio, tutti noi, io ho 2 figlie, tutti noi vorremmo che lo Stato trattasse, che lo Stato pagasse pur di riavere sana e salva mia figlia o il figlio di qualcun altro. Questa ipocrisia, diciamo, tutta italiana è assolutamente intollerabile. Ma questo è un aspetto, come dire, di costume, apparentemente, che però ha un'influenza poi anche sul resto, sull'aspetto politico, che è quello più interessante. Perché avviene tutto questo in Italia? Avviene perché l'Italia da lungo tempo ha perso totalmente la capacità di conciliare il proprio ruolo strategico, che esiste a prescindere dalla nostra volontà, che l'Italia sia piantata nel Mediterraneo, che sia vicina ai paesi del Medio Oriente, che sia ovviamente integrata nell'Europa, che sia un grande alleato storico degli americani. Tutto questo mix esiste, che noi lo vogliamo o no. E
ed è un mix esigente che ci fa delle domande, ci chiede delle cose. Noi da tempo, come paese, come politica del paese, non siamo più in grado di conciliare questa posizione strategica importante con la nostra volontà. Non siamo più capaci, non siamo più all'altezza di questa sfida. E lo si vede benissimo perché noi italiani siamo i più amabili, i più desiderati dei gregari. Noi partecipiamo a tutte le coalizioni, siamo anche bravi quando partecipiamo a queste coalizioni, diamo un contributo fattivo che tutti ci riconoscono, ma quando dobbiamo decidere in proprio siamo completamente inerti e tendiamo a delegare le decisioni strategiche, anche quelle che ci riguardano da vicino, ad altri, di volta in volta agli Stati Uniti, all'Unione Europea, alle coalizioni varie che si formano, alla NATO. E non c'è bisogno di andare fino in Somalia o di inseguire la povera Silvia Aisha Romano per capirlo, basta vedere quello che è successo in Libia. E la Libia è al di là di un braccio di mare, è un paese che ha un interesse strategico enorme per noi. Ebbene, che cosa è successo? In passato, alla fine degli anni 2000, avevamo raggiunto questo accordo col Trattato di Bengasi con Gheddafi, un accordo non da poco perché riguardava il petrolio, l'ENI, tutta una serie di pattuizioni importanti, i migranti. Nel giro di 2 anni Italia e Libia si scambiarono 40 miliardi di euro, non proprio noccioline. Ebbene, quando poi scoppiò la guerra civile in Libia, l'insurrezione anti-Gheddafi, chiamiamola come vogliamo, noi, dopo qualche iniziale resistenza, cambiammo bandiera e offrimmo anche a coloro che combattevano Gheddafi sotto l'egida dell'ONU i nostri aerei e le nostre basi. Più avanti è successa esattamente la stessa cosa, perché quando poi un governo di tutt'altra specie ha siglato un patto con il governo di al-Sarraj, l'unico riconosciuto dall'ONU, l'unico ritenuto legittimo e sottoposto invece all'aggressione del generale Haftar, sostenuto da tutta una serie di paesi, tra cui anche l'europeissima Francia, noi che cosa abbiamo fatto? Ci siamo automartellati con critiche anche legittime, perché c'era in ballo la questione dei migranti e sappiamo che i migranti sono costretti o alla tortura dei campi di raccolta o dei gulag, come alcuni li chiamano, in Libia, oppure a rischiare la pelle in mare. Però noi avevamo fatto un accordo con il governo al-Sarraj e non si capisce come si possa garantire la sorte dei migranti senza in qualche modo rafforzare e garantire anche la posizione dell'unico governo legittimo, chiedendo poi a questo unico governo legittimo ovviamente di rispettare i patti, di rispettare i diritti umani, di organizzare questa cosa nella migliore dei modi. Ma noi non abbiamo fatto né l'uno né l'altro. Noi ci siamo limitati a una manifestazione anche fattiva di buoni sentimenti nei confronti dei migranti, ma per risolvere il problema dei migranti o per cercare di risolvere il problema dei migranti, stabilizzando la Libia, non abbiamo fatto assolutamente nulla. E infatti, che cosa è successo? Che al-Sarraj ci ha chiesto aiuto, aiuto, aiuto a noi, all'ONU, eccetera, per lungo tempo, inutilmente, finché questo aiuto gliel'ha dato la Turchia. Gliel'ha dato la Turchia e aiuto voleva dire concretamente i mezzi per respingere gli attacchi di Haftar. Questi mezzi gli sono stati forniti dalla Turchia, che ha mandato anche in Libia, cioè un braccio di mare da noi, un bel manipolo corposo di miliziani jihadisti che ha tolto dalla sacca di Idlib perché gli servivano da un'altra parte. Quindi, dietro la vicenda di Silvia Aisha Romano c'è il caso individuale, umano, verso il quale dobbiamo manifestare solo comprensione e sensibilità, ma ci sono delle questioni di politica nazionale molto, molto più larghe, molto sensibili, di cui avremmo dovuto occuparci in ben altra maniera.